Ciao, Ciao, sono Marco. e Nicola del negozio Passport. Prima di tutto, amici, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube e ad attivare subito la campanellina per restare sempre aggiornati sulle nostre importanti novità. Se avete piacere potete seguirci anche sui canali social, Instagram e Facebook. Ed in qualsiasi momento potete utilizzare i commenti qui sotto se avete dubbi o domande. Sì, ragazzi, finalmente ci è arrivata in negozio la nuovissima Cascadia 16 di Brooks, una calzatura da trail running che è stata letteralmente rivoluzionata dai tecnici di Seattle. Parlando di innovazione, salta subito all'occhio la nuova tomaia. Abbiamo un mesh monofilo molto resistente con degli inserti protettivi per la zona dell'avampiede, protegge le unghie ed ha un ottimo comfort. E sempre a proposito di tomaia, Nicola, un'altra cosa che vorrei sottolineare è il fatto di utilizzare sei fori passalaccio, ma soprattutto la particolarità di avere due ulteriori fori, che qui vediamo che non hanno nessun passante, che servono ad ottimizzare ulteriormente quella che è l'allacciatura. Altra caratteristica e altra, diciamo, peculiarità è l'inserto sulla linguetta di questa fettuccia elastica che serve per chiudere l'asola una volta che si è chiusa, che si è appunto allacciata la scarpa. E cosa serve? Serve appunto per tenere più salda e più ferma la lacciatura. Ultima chicca, ma non meno importante, è la stringa. Viene utilizzata una stringa che è costruita, realizzata anzi, con un certo tipo di zigrinatura che la rende un po' ruvida e questo fa sì che quando si allaccia la scarpa rimanga la lacciatura appunto sempre molto ben salda. Direi, Nicola, di passare a quello che è, diciamo, il cuore di questa scarpa, vale a dire l'intersuola. Su Cascadia, anzi su Brooks Cascadia 16, viene utilizzata la nuovissima intersuola che è realizzata in DNA Loft V2, quindi una mescola che rispetto al passato è un po' più leggera, ma soprattutto ha la caratteristica di essere molto più reattiva e quindi garantire una corsa più fluida e anche un po' più dinamica. Sempre parlando di intersuola, abbiamo una scarpa che ha un differenziale da 8 mm ed un peso nella misura 9 uomo di 298 grammi, e invece nella misura da donna, nella versione donna, invece il peso scende e siamo a soli 267 grammi. E dopo l'intersuola, Nicola, passo a te la parola per parlare del battistrada, che è l'ultima parte che troviamo nella scarpa, ma sicuramente non la meno importante. È molto interessante il battistrada. Abbiamo il Trail Tuck di Brooks, quindi questa nuova suola che ha brevettato negli ultimi anni. L'avevamo già trovata precedentemente in Cascadia 15, completamente rivoluzionata. Abbiamo un bel tassello, si vede molto presente nella zona dell'avampiede, anche nella zona del tacco, con una parte centrale che garantisce fluidità. C'è inoltre il Ballistic Rock Shield che garantisce un'ottima fluidità, quindi una transizione tacco-punta e garantisce un'ottima flessibilità, ma anche protezione nella zona dell'avampiede, nella sensazione dei sassi, quindi dei terreni più impegnativi. Praticamente, se non ho capito male, Nicola, il Ballistic Rock Shield è una sorta di piastra che è inserita dentro la suola, vero? Esattamente, è una piastra che protegge a tutta lunghezza la scarpa in maniera leggermente più protettiva, appunto nella zona dell'avampiede. Un'altra cosa, Nicola, che ho notato guardando la scarpa e poi passiamo oltre. Ho notato che la base di appoggio è molto importante, molto larga, sia sul tallone che sulla parte mediale che sull'avampiede. Dà l'idea di essere una scarpa stabile, vero? Molto stabile, l'insieme tra intersuola e battistrada garantisce veramente un'ottima stabilità. Queste proporzioni sono volute apposta da Brooks per garantire sì un'ottima spinta in salita, ma anche molto controllo quando si è in fase di discesa nei terreni più tecnici. Abbiamo capito che questa è una scarpa veramente interessante, ma a chi possiamo consigliarla, Marco? Bella domanda, Nicola. È una calzatura che, come detto, è arrivata da poco in negozio. Quindi i primi feedback sono veramente entusiasti. Abbiamo avuto la fortuna anche di confrontarci con gli atleti Brooks che ci hanno dato già i loro primi feedback, che l'hanno provata in anteprima. Diciamo che è una scarpa polivalente, una scarpa veramente facile da consigliare. Sono convinto che avrà un ottimo successo e anzi i primi feedback qui in negozio, avendola calzata noi anche con i clienti, sono davvero positivi. Ma per quanto riguarda l'aspetto tecnico, Nicola,
dimmi la tua, cosa ne pensi? Beh, mi permetto di aggiungere che per un podista che cerca anche una scarpa da medie e lunghe distanze, quindi quando iniziamo ad andare su chilometraggi importanti, anche in terreni molto aggressivi, può essere la scarpa giusta, perché questa suola è veramente interessante, lo spazio per le dita è veramente comodo, quindi anche il podista medio-leggero, ma anche di un peso intermedio, può usarla tranquillamente anche per fare gare da 100 km. Per il podista che vuole una scarpa protettiva con questa intersuola molto morbida e ammortizzante, anche per fare una gara intorno ai 20 e 30, penso che possa essere la scelta migliore. Diciamo Nicola che, scusami se ti interrompo, è giusta la tua osservazione perché potrebbe essere un po' un controsenso dire va bene per fare 100 km ma anche 20, cioè uno potrebbe farsi una domanda. Secondo me la risposta sta nell'intersuola, come detto prima, un'intersuola DNA Loft V2, quindi hai ammortizzamento ma anche una buona Reattività. reattività. E poi Nicola, ultima osservazione, il fondo, il tassello che c'è. Sono convinto. E anzi, penso, dimmi cosa ne pensi anche tu, che sia un bel fondo questo qua, molto tecnico che ti consente di correre bene su tanti tipi di terreno. Cosa ne È un pensi? ottimo fondo, già dai primi feedback, come detto prima, abbiamo avuto modo di capire sia come si comporta questa scarpa nei terreni fangosi, nei terreni un po' più tecnici, oppure anche nei terreni molto sassosi. Con il Ballistic Rock Shield, i terreni sassosi veramente non danno più problemi, è una sensazione di ottima fluidità e non dà fastidio. Nei terreni appunto più fangosi, più tecnici, con questo tassello leggermente più alto rispetto anche ai modelli precedenti, abbiamo avuto modo di capire che è una scarpa veramente stabile e comunque che tiene molto bene il piede. Quindi trazione e grip sono sicuramente, Non anzi certamente mancano, non assicurati. mancano. Senti qua Nicola, sai cosa Ma di sono? cosa stiamo parlando? Una chicca. Questa scarpa viene confezionata con questa busta all'interno che contiene dei semi, così dà l'idea quando si va a correre in montagna o dove si preferisce di seminare, cioè lo slogan è Semina Seed Your Trail, cioè lascia la traccia dando modo alla natura di far germogliare delle piante, qualcosa. La sorpresa sta in chi li seminerà. Quindi detto questo, Nicola, come sempre, vi aspettiamo nei nostri negozi di venirci a trovare sia a Busche che a Signoressa. Oppure, se abitate lontano, anche online sul sito www.passport.it. Ciao! Ciao!